Ciao a tutti coach, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Yo-Kai Watch 2. Eccoci a casa, allora andiamo a dormire. Perfetto, così ora possiamo andare a recuperare il cacciavite di Vitaliano. Ora Baku prende il tuo sonno. Ero super stanco fino a un attimo fa, ma ora sono svegliissimo. Gnam, sonno, ora Baku fa il prossimo trucco. Wow, è piuttosto strano guardare me stesso dormire. Fantastico, ora possiamo uscire quanto ci piace anche di notte, Andrea. Perfetto, allora andiamo. Dunque usciamo in silenzio così i tuoi genitori non ci sentono. Ah, aspetta. Oh no. Il terrore onirico. Accidenti, penso proprio che ci sarà l'Oni in giro. Forse per questa volta la scampo. Perché non è una cosa che devo fare per forza in game, l'Oni. Vedremo, vedo, finché c'è gente in giro non è tanto tardi. Ok, siamo a corso del commercio. Vediamo un po' quanto è distante. Credo che sarà meglio darsi una, comunque sia una mossa, diamoci, perché è meglio, eh. Ah, ok, è qui. Ci sono gli yokai, perché? Oh, vabbè, affrontiamolo. Scorbia, bel nome. Ah, ecco. Ah, Vigorium, ok. Potrei visitare un altro po' questo posticino, ma preferisco andare direttamente a Sodo. Ah, eccolo qua, va. Ah, che scoperta! Sì, me lo ricordo. Ah, ma sta lì sotto. Ti interessano queste cianfrusaglie? Sei un bimbo strano, eh? Mi manda il signor Bella Vista. Il signor Bella Vista? Ah, sei qui per quella cosa che quel testone ha dimenticato. Era ora. È rimasto qui per secoli, pensavo se ne fosse dimenticato. Ecco, tieni ragazzino e avverti il signor Bella Vista di non perderlo di nuovo. Super cacciavite. Bene, grazie, ora possiamo potenziare l'orologio. Andiamo all'ora di Vitaliano. Ma dai! Ho una brutta sensazione al riguardo. Non può essere. Non può essere nient'altro. Sta arrivando. Ragazzi, davvero? Ehi, Koros! Come va? È un po' incazzato. Eccolo che arriva. È terrore onirico. Siamo in grossi guai. Scappiamo. Ma dove dobbiamo andare? Dove? Non lo so. Corri e basta. Dov'è l'uscita?
Su serie Whisper, dove dobbiamo andare? Laggiù, Andrea, è portale. Se attraversiamo il portale tutto tornerà alla normalità. Presto, corriamo, scappiamo attraverso quel portale. Là? Sì, ragazzi, ma... Allora... Corosso potrebbe anche non vedermi. Allora, no, devo fare. Sta facendo la strada che devo fare io. Dovrei farcela senza problemi. Che culo! Potenza sfera Oni? Ah! Wow! Ah sì, perché ho preso 3 sfere Oni! Bambola di ferro! Uff! Sembra che tutto sia di nuovo normale, più o meno ce l'abbiamo fatta. Che spavento, perché il terrore onirico capita sempre così all'improvviso? Il terrore onirico è la manifestazione degli incubi dei bambini. I mostri simboleggiano le paure e le preoccupazioni dell'infanzia. Ma allora perché compaiono nel mondo reale? Accidenti, che mistero! Insomma... È fantastico che il trucchetto di Baku ci permette di uscire di notte. Ma la notte è pericolosa per i bambini, per quello c'è stato il terrore onirico. Comunque sembra che dovremmo stare attenti al terrore onirico in futuro. Sì, hai ragione. Andiamo da Vitaliano. Signor Vitaliano. Bene, bene. Hai riportato il mio cacciavite preferito. Oh, come mi sei mancato, cacciavitino. Finalmente posso mettermi a lavorare. Me lo daresti, giovanotto? È consegnato il super cacciavite. Va bene, potenziamo questo vecchio Yokai Watch. Tieniti forte. Siamo sicuri, questo tizio è riuscito a perdere il suo attrezzo preferito. Abbassa la voce e non fargli venire in mente altro da farci fare. Eh? Avete detto qualcosa? No, non sta succedendo niente qui, nessuno ha parlato di attrezzi persi. Mamma mia, Nathan. Fatto, finito, il potenziamento dello Yokai Watch è completo. Rango D. Con questo dovresti essere in grado di vedere gli yokai più forti. Il resto sta a te, usalo più che puoi. Grande, grazie! E vai! Ora puoi fare amicizia con gli yokai ancora più forti, evviva! Il rango watch indica il livello del tuo yokai watch. All'aumentare del tuo rango watch potrai incontrare gli yokai più forti. Potrai anche aprire nuove porte sigillate sbloccandone i varcologi. Esegui gli incarichi del proprietario di Dora di Vitaliano per salire di livello. E questo lo sapevo. Oh, devo andare alla scuola elementare di Valdoro? Acci picchia, ragazzi. Thank you.
Perché devo entrare di nascosto a scuola? Vabbè, ad ogni modo entriamo. Wow, cos'è questa strana nebbia dentro la scuola? Qui c'è decisamente lo zampino di qualche yokai. Oh cielo, ti prego dimmi che l'ho solo immaginato. Cos'era quel rumore? Mi sembra di aver già sentito questo suono. Sembra che si sia fermato. Se i miei perspicaci sensi di valletto non mi ingannano, il suono viene dall'alto. Andiamo al piano di sopra, Andrea. Ok, ok, episodio un pochino corto, ma nel prossimo c'è una boss fight, quindi mi perdonate, vero, per questo episodio così corto? Comunque sia, ci vediamo nel prossimo video boss fight con Tutt'osso e sinceramente non mi aspettavo quello che è successo, ma lo vedrete nel prossimo video.